penso che 20 minuti ci conquista. Allora, primo impasto con mix aromatico e farina, siamo a 7 minuti, per il momento molto bello. Vediamo il seguito. Allora, in realtà sono passati, 12 minuti quasi, e io direi che posso anche partire con lo zucchero. La ricetta dice di metterlo in 3 volte, vediamo. Velocità 1. Quasi finito di inserire lo zucchero, ne manca più pochissimo. L'impasto è sempre bello. Ok, a questo punto passerei al miele. Miele assorbito, ecco il sale. E voilà, andiamo col tuorli. Tanto ne ho messi un pochino, li lascio assorbire, ne rimetto altri. Primi tuorli assorbiti, passerei al resto. Eccoci qua, manca più l'ultimissima parte di tuorli, adesso lo metto e poi procediamo col burro. Appunto direi che iniziamo a mettere il burro. Sono adesso tra velocità 2 e 3. L'impasto è ancora bello, speriamo di non rovinarlo alla fine. Ok, quindi il burro è stato messo tutto, lo sta prendendo benissimo. Per il momento sorprese non ce ne sono state, ora magari fermo un attimo la macchina, do una ripulita alla ciotola e alle varie spatole, e poi arriva l'aggiunta che più temo, ovvero quella di acqua e ghiaccio tritato. Ecco qua, 24 minuti, l'impasto mi pare proprio molto molto bello. Fermo un attimo la macchina e mi faccio vedere. Allora, ecco qua, vediamo, sperando che non cada il telefono dentro. Comunque, ora non so se riesco a mostrare, però è proprio bellissimo, seta. Allora, io procederei con questo benedetto ghiaccio più acqua, poi tantissimo, e vediamo che cosa succede. Tutto è abbassata la macchina, perché mi sembra che stia smollando tutto, vediamo un attimo. Vediamo cosa succede. La prima parte è presa. Procedo, riabbasso perché altrimenti faccio male. E voilà il mio cocktail, gusto colomba. Allora, anche la seconda parte di acqua e ghiaccio è andata. Abbiamo proprio l'ultimissima, insomma. Sono fatta coraggio oramai, dovrei averla sfangata, speriamo. E voilà, l'impasto è praticamente finito, sono addirittura rimasta sotto i 30 minuti, che a vedere la ricetta non mi pareva possibile, in realtà è andato tutto per il meglio. Ora ve lo mostro.
po' cosa succede al mio impasto. Bello morbido, però il velo c'è assolutamente. Non so se si nota. E ho pensato di mettere a mano le sospensioni. Ora vediamo. Dai, cominciano a prendere corda, dai. Una ripulitina col tarocco, però ci vuole per forza questo impasto. Comunque direi che tengono abbastanza su. Facciamo anche queste. Vedi, sotto rimane, ma insomma va bene. Ora, il problema sono quelle piccine che io non riesco proprio a pillare. Ma chi se ne frega, tanto queste sono proprio... Ma insomma, vengono abbastanza. Ora io procederei a mettere negli stampi. Allora, è una nuvola, è proprio una grandissima nuvola, morbidissima. È buonissima. Con la pasta di mandorle sciolta. Fila benissimo, nonostante sia quella scotasciata a terra. Buona colazione a me. Ah.